piccole scuole di montagna. Ha in sé due grandi strade. La prima, quella della fatica. La fatica di ritrovarsi in un contesto a tratti faticoso, sfidante e per nulla comodo. L'altra strada, quella di imparare fin da subito il valore di una delle sfere che saranno veramente importanti per tutta la vita di un bambino e di una bambina, fin dall'infanzia per arrivare all'età adulta. La sfera socio-emotiva relazionale. Si impara fin dai primi passi, quando sui primi banchi di scuola si capisce che gli altri sono una risorsa, sono un valore. E perché si capisce? Perché i genitori a loro volta si conoscono, si parlano, si confrontano. E diventa importante allora, tramite questa esperienza di imitazione, capire che le relazioni sociali sono una risorsa, un valore. Di fronte alla malattia, di fronte alle assenze da scuola, avere qualcuno che si prende cura di te, ti fa una telefonata, ti manda un messaggio, ti passa i compiti, condivide con te una lezione. Durante certi lavori che magari da soli sembrano essere pesanti, noiosi, difficili, avere un compagno che sta poche case più in là, anche se è difficile arrivarci, magari ci devi andare a piedi, magari ti devi far portare. Nonostante questo disagio, il valore di condividere qualcosa con qualcuno diventa permeante, diventa importante per la vita di un bambino o di una bambina. Ed ecco che allora, insieme a questa relazione socio-emotiva didattica, l'apprendimento diventa impastato di socialità, di condivisione. Ci si conosce per nome, per cognome, genitori, nonni, parenti. Ci si sente parte di un'intera comunità, nel bene e nel male. Ecco che allora la fatica, il senso di essere isolati e di solitudine per la gente del posto viene proprio attutito da questi legami sociali che si generano fin dai primi banchi di scuola. La seconda competenza, quando si parla di piccole scuole di montagna, diventa un'altra competenza che diventa utile per tutta la vita di bambini e di bambine, che è l'organizzazione. È tutto scomodo? È tutto lontano? Bisogna organizzare ogni singolo viaggio? Ecco che allora si imparerà a capire che cosa mi serve. Materiale scolastico, cancelleria, desidero vedere qualcuno, desidero fare un lavoro nuovo, un lavoro diverso. Organizzarsi e imparare a organizzarsi diventa una priorità. Per non sprecare viaggi, per arrivare ad avere tutti i materiali pronti. Ed ecco che allora ci troviamo di fronte a bambini e bambine in grado proprio di avere già sviluppate fin dalla primaria e anche dalla scuola dell'infanzia, oserei dire a tratti, delle competenze che magari in altri contesti più urbani, più cittadini, si confezionano e si collezionano col passare degli anni, più avanti. Perché allora il valore delle piccole scuole di montagna, se dobbiamo pensare anche al valore delle tradizioni. Il valore delle tradizioni magari si intreccia con il valore dell'innovazione, che rappresenta davvero una sfida importante, quella di connettere le piccole scuole di montagna con una realtà più ampia, più cosmopolita, magari nazionale, magari regionale. Se la sfida è questa, però dobbiamo partire da quelle che sono già le idee tradizionali che vogliamo portare avanti e che fanno della nostra comunità e del nostro territorio un fiore all'occhiello. Conoscere e recuperare lingue antiche, come il cimbro, conoscere e recuperare tradizioni, valori, l'agricoltura, la terra, e riuscire a portare quel valore aggiunto anche al di fuori di quelli che sono i contesti proprio di paese, rappresenta una sfida. Essere capaci anche di riuscire a capire il perché un territorio come il nostro è un territorio importante, il pezzo dedicato proprio alla pesciaia, ai fossili, che magari per noi è un valore che conosciamo e che apprezziamo, ma che sarebbe importante che fin dalla primissima scuola dell'infanzia ci fossero proprio laboratori dedicati, laboratori diffusi.
laboratorio in grado proprio di far apprezzare e conoscere il perché. La nostra realtà è una realtà significativa. Ci troviamo di fronte quindi a pensare anche alle risorse, alle strade future. Quali potrebbero essere le strade future per le piccole scuole di montagna? Se partiamo dal bacino scientifico e nazionale di riferimento, INDIRE, l'Istituto Nazionale per la Ricerca Educativa, è in grado proprio di sapere quali sono i punti di forza delle piccole scuole di montagna e il perché è importante valorizzarle, tenerne conto. Il fatto soprattutto di lavorare magari con delle pluriclassi quando capita, o il fatto di fare laboratori intergenerazionali, la possibilità di valorizzare il sapere, come vi dicevo, tradizionale di nonni e di sapere anche valorizzare il sapere di fiorerie, aziende agricole, persone che hanno dedicato la loro vita lavorativa e privata alla valorizzazione del territorio, rappresenta un valore aggiunto da portare avanti. Inoltre, se ci trovassimo a pensare e a riflettere insieme adesso sulle strade future della scuola, soprattutto una come la nostra, che cosa potremmo pensare? Potremmo pensare a due grandi filoni in mezzo a un'innovazione di metodologia didattica veramente molto ampia. La prima, l'outdoor education, tradotto educazione all'aperto. Ormai da una decina d'anni il filone dell'educazione all'aperto si rivela importante, pregnante per ciascuna realtà, sia di montagna sia urbana, ma noi possiamo avere un valore aggiunto in più, la valorizzazione del territorio. Che cos'è l'educazione all'aperto? Si tratta di una metodologia innovativa che sfrutta l'ambiente esterno come classe e aula, in grado proprio di aprire orizzonti a bisogni di bambini e bambine. Da un lato quindi il bisogno del movimento, dall'altro la gestione dello stress, dall'altro la riscoperta del territorio e la valorizzazione di appunto materiali naturali. In questo caso anche archeologici, geologici, la possibilità di valorizzare fin da subito laboratori di scoperta di terra, manipolazioni e impastarlo con un sapere tradizionale. Ecco che quindi un'aula a cielo aperto si rivela davvero significativa, non solo per la scuola dell'infanzia, ma anche per la scuola primaria. Ci sono già delle buone pratiche nazionali in tutta Italia, posso citarvene qualcuna, come Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, per dire le più vicine, ma possiamo arrivare fino a Trento, Roma, Palermo, Torino, dove piano piano le scuole di montagna, ma anche e soprattutto le scuole di città, trovano il loro mondo, la loro dimensione nel portare il sapere didattico tradizionale un giorno a settimana, 2 giorni a settimana, fuori, all'aperto, in grado di valorizzare, oltre al legame insegnante-bambino, il terzo polo importante, la natura. E vi lascio a una bibliografia infinita da andare a guardare e fare tesoro di questo. La seconda, la metodologia della didattica aperta. La didattica aperta è importantissima per le piccole scuole di montagna perché apre una didattica tradizionale alla centralità dell'alunno, in grado di metterlo non solo in grado di scegliere i tipi di apprendimento opportuni, ma anche gli spazi, la possibilità di avere un insegnante in grado proprio di scegliere di poter fare lezione fuori, o la possibilità di avere un insegnante che dà la possibilità di scegliere. Facciamo lezione in un'aula silenziosa o in un'aula dove si può parlare? Secondo voi qual è la versione migliore? Possiamo pensare a una disciplina diversa piuttosto che a un tempo diverso, ma scegliamo insieme. L'outdoor education, quindi la didattica aperta come metodologie innovative per le piccole scuole di montagna, abbattono quelli che agli occhi di città o di scuole più grosse possono essere dei limiti. Quindi il numero di alunni ridotto e soprattutto le diverse fasce di età. L'outdoor education e la didattica aperta rappresentano due sfide metodologiche innovative in grado proprio di mettere al centro l'apprendimento,
la relazione e soprattutto l'ambiente, il contesto, che nel nostro caso ne vale davvero la pena. Intrecciare il fare scuola con l'essere scuola, partendo appunto dalla valorizzazione di tradizioni, contesti rurali, metodologie tradizionali e metodologie innovative a seconda del grado di scuola che con gradualità vengono bilanciate all'interno di altre metodologie, rappresenta una risposta e un valore aggiunto rispetto proprio alla dimensione scolastica tradizionale. Rappresenta invece un rimettere al centro l'ambiente, un rimettere al centro il valore della natura come valore in grado proprio di creare una sorta di benessere educativo e socio-emotivo, dove ci sia posto in modo inclusivo per tutti e per tutte. Se dovessimo quindi andare verso una conclusione di questo tipo di metodologia e questo tipo di sguardo, potremmo sicuramente pensare alle piccole scuole di montagna come dei piccoli gioielli, dove si agisce fin da subito organizzazione in grado proprio di creare dibattiti e scambi di pensieri, di opinioni e di parole, in grado di creare anche una sorta di valore aggiunto rispetto all'ambiente esterno. Ambiente esterno che offre tanto dal punto di vista del movimento, della scoperta, dell'esplorazione, della conoscenza del territorio, della conoscenza grazie proprio a questi legami intergenerazionali tra nonni, bambini, nipoti, genitori. Un legame intergenerazionale che trova senso ancora di più con chi della natura e appunto tutto quello che la terra offre, ne ha fatto la sua professione, il suo lavoro, il perché, il come e il quando. Il chi, nonostante abbia esplorato terre lontane, sia tornato a vivere lì, come può essere visto all'interno di una scuola democratica, come risorsa, come ripartenza, come punto di vista nuovo, originale e innovativo. Ma soprattutto trova una risposta grande innestando anche due metodologie che con gradualità, piano piano, possono essere scoperte e adatte per qualsiasi tipo di panorama. Un panorama che trova spazio all'interno di una visione educativa attuale, moderna, ma soprattutto rispettosa di sguardi, tradizioni, saperi tramandati in modo antico e rivisitati in chiave attuale, moderna. L'ultima parte, quella dedicata alle piccole scuole di montagna, è la parte a me più cara, che è quella della dimensione della cura. La dimensione della cura è proprio tangibile, non solo all'interno di dimensioni di volontariato, dimensione grandissima, dove la cura per i bambini, la cura per la scuola viene donata in modo autentico, gratuito, generoso, perché importante, viene vista come un valore, come qualcosa da portare avanti in maniera squisitamente genuina e in maniera squisitamente gratuita. Quindi la forma del dono, del volontariato, di persone che donano tempo, energie, strumenti e materiali alle piccole scuole di montagna. A volte passa in sottofondo, in silenzio. A volte invece è giusto che venga riconosciuta e valorizzata, non come motivo di vanto, ma come motivo di cura. I care, diceva Don Milani. Ci tengo, mi importa, mi sta a cuore. Nelle piccole scuole di montagna questa versione di Don Milani trova risposta collettiva. Ci interessa, ci importa, ci sta a cuore. La dimensione della cura, quindi, è una delle dimensioni dalle quali ripartire e rilanciare le sfide non solo di carattere futuro, ma soprattutto di carattere presente. Le piccole scuole di montagna rappresentano palestre di vita dal punto di vista di competenze socio-emotive, organizzativo-manageriali, considerazioni storiche e tradizionali di un contesto che parla e che viene valorizzato per quello che è stato e per quello che potrebbe essere. Quindi diamo la possibilità ai nostri bambini e alle nostre bambine di essere riconosciuti, di avere questo senso di cura nei confronti dell'ambiente e della scuola, come
come qualcosa di caro e soprattutto come qualcosa sul quale poter investire non solo perché fa bene a me, all'io, ma perché fa bene al noi di un'intera comunità. Mi interessa, mi importa, mi sta a cuore. Ecco che allora le piccole scuole di montagna si trovano ad essere con le radici dentro questa metodologia che può andare verso sia una direzione di outdoor education, sia verso una dimensione di didattica aperta, tenendo sempre presente la tradizione con l'innovazione.